Compromissimo e titolo di un lato tecnico. Le moto che stanno vedendo sono moto molto particolari, anche esclusivamente a questo scopo, a questa nuova e spettacolare disciplina ormai in voga da una decina d'anni e che conta un regolare campionato del mondo, spesso lo potete vedere anche in TV. Le moto, dicevamo, sono mezzi che hanno una cilindrata intorno ai 350 cm cubici. La loro caratteristica principale è l'estrema maneggevolezza e leggerezza, come potete vedere sono moto estremamente snelle, e la capacità del motore di raggiungere un'elevatissima doppia, un'elevatissima potenza del motore anche in più bassi leggeri, per dare così la possibilità al mezzo di superare appena con una piccola accelerazione qualsiasi tipo di ostacolo. A 22 prove si esibiscono spesso su percorsi naturali in montagna, superando degli ostacoli assolutamente incredibili che a volte anche una persona normale con mani e piedi farebbero veramente paura. I ragazzi della Polizia di Stato che si stanno seguendo per giungere a questo grado di perizia, di preparazione, ci viene detto che si allenano anche 6-7 ore al giorno. Ne abbiamo visti poco fa, dove specialmente quando non c'era il pubblico, esibirsi anche con delle mountain bike. Ovviamente le mountain bike sono a pedali, ma il principio è lo stesso. Erano espertissimi, riuscivano ad andare su una ruota, davanti, dietro, riuscivano a fare un completo giro a 360 gradi con una semplice, con un semplice colpo di legna. Proseguono le evoluzioni di questi tre agenti. I quali, lo ricordiamo, sono tutti giovanissimi. L'età media di questi ragazzi è 20 anni, ma chi si allena molto può raggiungere questi altissimi livelli. Queste sono persone in grado di competere a più alti livelli sia nazionali che internazionali, anche se fanno parte della Polizia di Stato. Ricordiamo che l'arma è veramente, ed ecco una specie di carosello da parte dei nostri colleghi, che chiediamo al pubblico di sottolineare ancora con un applauso. Grazie. Vediamo un po' se raggiungiamo il numero di 4, perché il pantalone bianco si distoccherà un po'. Io farei anche un applauso al terrazzo da tutti i volontari, nonostante tutto. Beh, è impressionante la sicurezza che hanno questi agenti e danno una grossissima prova di allenamento e di forma fisica. I nostri bravissimi, ai quali chiediamo un applauso. Saluto volante al pubblico, presentazione finale, tutti a cavallo della pedana. Un bravo a Carlo Franco, Alberto Sava e Andrea Petrella, il gruppo sportivo fondatore della Polizia Stradale di Milano, settore 3A.
una figura anti-esclusione, vedete quanto sia complessa e quanto debba comunque dare sicurezza al lavoratore, questa speciale tuta, si avvicina e propone una prima ricognizione al mezzo. In questa occasione guarda in giro dove si può trovare il potenziale oggetto, si esporge all'interno della vettura e ovviamente cercherà di toccare il meno possibile la vettura per evitare che altri congegni trappola possano essere comunque inseriti per nuocere alle persone. Una volta individuato l'oggetto, fa un breve consulto e poi si avvicina e verrà in posizione. Intanto, e ne siamo estremamente contenti, la cornice di folla che assiste a questa quarta manifestazione della festa del servizio di Stato va ancora aumentando. Ringraziamo nuovamente tutti i partecipanti, tutte le autorità che già dalla prima mattina si sono intervenute qui a Fabbrica, con l'augurio che quanto stiamo facendo sia la cosa migliore per ricevere. Ancora una nota, è una rivista. Tutto è pronto, tra qualche istante una piccola esplosione, un'esplosione tonda che servirà a verificare la portata dell'eventuale oggetto esplosivo nascosto all'interno della macchina. Tra poco gira, attenzione signori, ed ecco qua, c'è stata la prima esplosione, e tra poco entrerà in funzione anche il veicolo di velocità, che servono a dare maggiore sicurezza a questo tipo di operazioni. Il veicolo si avvicina al mezzo in questione e poi dall'operatore in fondo al cavo manovrato riuscirà a estrarre dallo sportello la potenziale bomba. Ecco qua, lo sportello è aperto e adesso il veicolo si avvicina. Ovviamente potete constatare una quarantina, 50 metri, anche in caso di esplosivo di una certa consistenza, farebbero ormai pochissimi danni. Di prepotenza a far parte della polizia di Stato. Sono persone addestrate nella stessa maniera che loro con gli uomini e sono altrettanto efficienti. Una prova di questa loro efficienza è che l'operatore che voi vedete nascosto da quella incredibile tuta anti-esplosione è un agente della polizia di Stato donna. Quindi nessuna preoccupazione per lei che è abituata a questo tipo di operazioni e che è allenata e preparata per questo tipo di appunto di operazioni pericolose. Intanto il veicolo di rovinato testo ha pescato appunto con gioco di parole da dentro la macchina questa potenziale forza esplosiva e l'ha riversa indietro. Come on.
ma avevamo avvisato che avrebbe fatto molta polvere.